Mi presento, Ivan Scalfarotto, sono tecnicamente il direttore esecutivo di Parks Liberi Uguali e appunto quello che volevamo raccontarvi oggi è un po' che cos'è Parks, proprio perché Parks è un progetto direi piuttosto innovativo per l'Italia e ovviamente è un progetto che si occupa in particolare di diversity and inclusion, quindi diversità ed inclusione, di rispetto reciproco all'interno delle aziende. Dunque, che cos'è Parks? Parks è, come vi dicevo, un'associazione tra imprese. Noi lavoriamo sostanzialmente come una specie di società di consulenza no profit. Quindi quello che facciamo è affiancarci alle nostre aziende socie e aiutare le aziende socie a creare proprio tecnicamente dal punto di vista HR e dal punto di vista anche della corporate social responsibility, direi, delle politiche che servono concretamente a rendere l'ambiente di lavoro un ambiente di lavoro più accogliente, più inclusivo. Io sono d'accordissimo con Fabrizio, la parola tollerante è orrenda, è bruttissima, quindi io preferisco dire più rispettoso e più inclusivo per tutte le persone. Dicevo HR e corporate social responsibility perché nella mia esperienza quello che succede è che le aziende più diventano, diciamo, capaci, più diventano esperte, più si addentrano nel discorso della diversity e più tendono ad utilizzare diciamo, questa consapevolezza, questa sapienza, queste technicalities che hanno acquisito dall'interno all'esterno. Quindi diciamo che il primo passo è quello di capire cosa si può fare per le proprie persone. Poi una volta che si diventa bravi si dice ma questo ha anche senso farlo sapere, no? Ha anche senso utilizzarlo, sia sul piano diciamo, dei valori aziendali, che spesso le nostre aziende hanno un forte impianto valoriale, ma anche dal punto di vista proprio dell'immagine. Quindi si può costruire un'immagine di un'azienda di successo e di un'azienda, come dire, con una personalità che si posiziona in modo efficace sul mercato del lavoro e non soltanto su quello, anche sul mercato in generale, anche lavorando su questo. E quindi c'è, come dire, un pendolo che si sposta dall'HR verso la CSR. E ci occupiamo, dicevo, di tutte le persone, ma in realtà è una verità parziale, perché quando abbiamo deciso di creare Parks, in realtà abbiamo deciso di darci una scommessa complicata per questo paese. E la scommessa è quella di concentrarci in particolare, non esclusivamente, ma in particolare su una forma di differenza che è quella legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Quindi noi ci occupiamo non soltanto, ma ci occupiamo esplicitamente anche di persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali all'interno delle aziende. Per esempio cominciando a dire le parole. Lesbica si può dire. È una parola che io delle volte nei corsi di formazione che facciamo dalle nostre aziende faccio proprio fare degli esercizi di respirazione, perché la parola lesbica è come ho sbagliato per Fonzi di Happy Day, resta c'è come una specie di blocco all'altezza della la faringe, invece si può dire, anzi si dovrebbe dire, si deve dire. E chiedo scusa? Sì, l'omosessuale ci stiamo arrivando, ma lesbica è dura, eh? Gay, non si sa, lesbica è particolarmente dura. E il motivo per il quale ci siamo dati questa, diciamo, abbiamo deciso di occuparci anche di questo, è perché la nostra idea è che, e su questo mi piacerebbe proprio, come dire, provare a metterci un accento su, è che lavorare per un ambiente inclusivo e rispettoso all'interno di un'azienda non è una linea che si allunga, ma è un cerchio che si espande. E cioè, io spesso mi sento dire no, ma noi adesso abbiamo appena cominciato a lavorare sulle donne, no? Perché naturalmente noi facciamo prima le donne per 2 anni, poi facciamo quelli di colore, poi facciamo i disabili, poi forse i gay, ma forse prima i gay, poi i disabili. E non è così, perché l'inclusione o c'è per tutti o non c'è. Cioè, o tu sei rispettoso per tutti, o tu hai deciso di avere una strategia per la quale tu decidi di investire sul potenziale delle tue persone e quindi decidi di mettere tutti i tuoi collaboratori, tutte le persone che lavorano in quell'azienda, nelle condizioni di dare il meglio di sé, oppure non sei credibile. Se io lancio un grosso progetto di sviluppo professionale per le donne e poi in azienda si fanno battute razziste, non ci credono neanche le donne. Cioè, diventa quel tick the box, come si dice in Gran Bretagna, cioè abbiamo fatto,
che serve a mettersi a posto della coscienza, ma non va da nessuna parte. Diverso è dire, noi siamo un'azienda che vuole, che crede che il suo capitale umano sia la cosa più importante che abbiamo, che ha, e quindi investiamo su tutti, e poiché il 55% dei nostri dipendenti sono donne, non saremo mica così stupidi da non metterle in condizioni di dare il meglio di sé, no? Allora, questa proposizione, dal punto di vista di un direttore delle risorse umane, ma credo anche di qualsiasi dipendente, ha molto più senso. E allora la nostra è un po' una provocazione, se volete, bonaria, quella di dire alle aziende che decidono di associarsi a Parks, ma ci credi per davvero, ma lo stai facendo per davvero, ma lo sai che ci sono le lesbiche, ci sono delle lesbiche nel tuo ufficio, che magari hanno dei bambini, magari non lo sai, ne vogliamo parlare, perché se l'azienda dice no, ma cominciamo con le donne, che poi appunto le lesbiche sono donne, tra l'altro, c'è un problema. Voglio dire che forse il livello di convinzione genuina e profonda non è tanto forte. Quindi, diciamo, un po' ci siamo abbracciati un'area difficile e molto, diciamo, controintuitiva dal punto di vista culturale in Italia. Un po' c'è la complessità del fatto che si tratta di una diversità spesso non visibile e quindi lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Noi gay non abbiamo un'azienda, evidentemente. Avete mai visto? Io dico sempre, avete amici gay? Tutti dicono sì, tantissimi. Colleghi? Nessuno. Infatti i gay e le lesbiche non lavorano, si sa. Escono la sera, ma non passano, non, in ufficio non ci vanno. E quindi noi lavoriamo su questo un po' per convinzione, un po' per testare la genuinità della convinzione strategica delle nostre aziende, cioè se all'interno della loro strategia delle risorse umane questo discorso dell'inclusione ha un senso vero, cioè se è stato riflettuto e magari ci prestiamo anche a guidare questo tipo di riflessione, oppure se si tratta di appunto una cosa che si deve fare perché adesso funziona e quindi diciamo lo sforzo è meno genuino e quindi secondo me meno efficace di quanto può essere se invece davvero ci si imbarca in una strategia di valorizzazione delle persone e delle risorse umane all'interno dell'azienda. Risorse umane è brutto, preferisco persone. Vediamo se... questi sono i nostri soci, ve li faccio vedere subito perché io sono molto orgoglioso di loro e credo che meritino anche, diciamo, soltanto idealmente un applauso, perché sono aziende che operano in questo mercato e che hanno deciso di sostenere comunque una causa complicata, una causa difficile, anche difficile da spiegare anche all'interno. E infatti vedete, ci sono molte aziende multinazionali che sono ovviamente presenti anche in Italia. Il fatto che siano multinazionali non vuol dire in particolare che c'è una certa pressione o comunque da parte della casa madre o quantomeno una comprensione perché la cultura della casa madre arriva fino in Italia. Però non vuol dire che tutte le aziende multinazionali siano facilitate a fare un discorso di questo genere, perché poi anche le aziende multinazionali sono fatte di italiani e in particolare spesso il management è italiano e io trovo che la cultura locale prevalga sulla cultura aziendale. Cioè è vero che c'è una cultura aziendale, però se ci sono delle resistenze, soprattutto a livello della pancia, il fatto che la cultura aziendale sia quella non sconfigge la pancia che resta una pancia locale, diciamo così. Abbiamo però anche delle aziende italiane, per esempio c'è il gruppo Consoft, che è un'azienda di 300 persone che ha base a Torino, poi stanno anche a Milano, ma insomma questo anche per dire ah, questa è una roba per gli americani, una roba da multinazionale, non è vero. Abbiamo una piccola ma prestigiosissima casa editrice che è il Saggiatore. Abbiamo due studi legali americani che sono Linklaters e Clifford Chance, che però sono fatti di avvocati italiani in Italia evidentemente. Cosa? E Clifford Chance è inglese, è vero. Diciamo di matrice anglosassone, volevo dire, chiedo perdono per la imprecisione. È interessante vedere che abbiamo tre farmaceutiche, che sono Johnson & Johnson, Lilly e Roche. Questo è quindi due studi legali, tre farmaceutiche, questo anche per segnalare l'effetto di competizione all'interno di un settore produttivo. Cioè diventa molto più facile per noi andare da Clifford Chance dopo che abbiamo già Linklaters on board. E la stessa cosa vale andare da Roche dopo che abbiamo già Lilly e Johnson & Johnson.
E questo io l'ho molto osservato in Gran Bretagna. Per esempio, ieri c'è stato un grosso convegno a Londra proprio sulle persone gay e lesbiche, bisex e trans all'interno delle banche di investimento, ed erano presenti tutte le banche d'affari a Londra, e le banche d'affari sono un mondo molto avanzato in Gran Bretagna su questo, in questo settore. Io stesso sono stato co-chair, quindi co-presidente del network dei dipendenti LGBT a Citi quando ero a Londra. Abbiamo IBM, che è molto forte nel mondo su questi temi, appunto Johnson & Johnson, IKEA, che è qui presente, che uno, diciamo, è uno dei primi della classe all'interno dei nostri soci, l'IDP, che è l'associazione, appunto, l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale, e anche mi piace sottolineare GF Group, perché GF Group è il proprietario del marchio dei fratelli Orsero, banane, ananas, quindi frutta tropicale. Loro fanno, sono in un settore produttivo molto complesso da questo punto di vista, perché si occupano di logistica, di frutta, di trasporti, quindi le persone con le quali interagiamo sono portuali, persone, insomma, non il tipico colletto bianco, e il lavoro che stiamo facendo è molto importante proprio di come posizionare questo messaggio all'interno di un settore produttivo particolare. Mi perdonerete, ma io qui poi devo fare una piccola parentesi autobiografica, ma Parks è nata sostanzialmente dalla mia valigia. Io sono stato il direttore del personale per Citi in Italia dal 98 al 2002, dal 2002 mi sono trasferito a Londra e poi dalla fine del 2005 mi sono trasferito a Mosca, dove sono stato fino al 2009, poi sono tornato a Londra, poi sono tornato in Italia. E questa valigia ha rappresentato per me forse uno dei momenti di più grande cambiamento della mia vita, non tanto perché mi fossi trasferito da Milano a Londra, che è una cosa, insomma, che si può fare, ma perché quel trasferimento a Milano a Londra per me ha significato una grandissima differenza proprio nel mio approcciarmi al lavoro. Io quando torno a casa la sera trovo Federico ad aspettarmi, che è la persona che amo e con la quale ho deciso di vivere il resto della mia vita, che amo teneramente come voi amate le persone che vi aspettano a casa la sera. Di questa cosa però io non potevo parlare in ufficio. Non ne potevo parlare non perché ci fosse un problema con Citi, io sapevo che Citi era un'azienda assolutamente inclusiva, rispettosa, però ero diventato dirigente a 32 anni, ero il capo della personale della banca e mi chiedevo, poiché nel tempo libero mi occupo anche del mio percorso di carriera, dato che professionalmente mi occupo di quello degli altri, che cosa sarebbe successo di me se si fosse saputo sul mercato del lavoro di Milano che io avevo Federico a casa piuttosto che Federica. Mi chiedevo se mai Unicredit mi avrebbe fatto capo del personale. Nel dubbio preferivo non esprimermi. Quando sono però andato poi all'estero, quello è il momento classico nel quale ti si chiede in quanti andate, perché un trasferimento internazionale ti costringe a condividere un po' le tue cose, e lì mi sono accorto di quanto questo avesse fatto la differenza per me, quanto aver potuto parlare di questa cosa in realtà mi avesse messo in un grande agio e mi avesse in particolare tolto da una situazione di paura, perché io avevo paura. Io ho lavorato per tanti anni, come tante persone come me, in una situazione di paura, e la paura, per farvi ricordare che cos'è, è quando voi camminate in un vicolo buio di sera tornando a casa, sentite dei passi dietro di voi e voi accelerate leggermente i passi e i passi accelerano quanto accelerano i vostri, i passi dietro. A quel punto il sangue defluisce dal cervello e va negli arti, perché le vostre zampette vi dicono che dovete prepararvi a correre. Ecco, non è in quel momento il buon momento per firmare un contratto di mutuo, per esempio, perché non siete lucidi abbastanza. Ecco, io lavoravo più o meno in quelle condizioni. L'essere uscito da quel tema lì, da quella situazione lì, ha fatto di me un professionista migliore, ha fatto di me anche una persona più motivata e anche più legata all'azienda. Io da capo del personale mi sono accorto che questo era un fantastico strumento di retention. Cioè, io non avrei mai accettato un posto di lavoro col doppio dello stipendio in un'azienda che mi avesse costretto a ritornare in quella condizione precedente. Quindi dal punto di vista aziendale, cioè io togliendomi il cappello di capo delle risorse umane, mettendomi il cappello del dipendente e viceversa, quindi quando sono ritornato nei panni del direttore delle risorse umane, ho capito che questo funzionava per me come risorsa umana, che mi metteva in condizione di rendere di più, di essere più sereno, di essere consapevole di essere valutato soltanto per le mie capacità.
e appunto di non avere paura. E questo riguarda anche una percentuale non piccola delle persone che lavorano in azienda con noi. Io spesso mi sento dire, ma noi, da noi non c'è nessun problema, perché noi trattiamo tutti allo stesso modo. Oh, orrore! Allora, io su questa cosa, appunto consapevole del poco tempo a disposizione, vorrei dire solo questo. Immaginatevi di essere i proprietari di un negozio di scarpe e di dire che voi volete trattare tutti i vostri clienti allo stesso modo, per cui mettete in stock soltanto scarpe numero 41. Ecco, questo, se questa è l'uguaglianza, non ci siamo, perché l'uguaglianza del cliente del negozio di scarpe non si misura, non si ha sul fatto di offrirgli solo una scarpa che non gli può andare, che va soltanto da alcuni, ma assicurarsi che tutti i nostri clienti usciranno dal nostro negozio coi piedi calzati, con la scarpa del loro numero. Se noi abbiamo policies aziendali che funzionano per la maggioranza, quindi per i portatori di 41 o di 43 o di 37, perché già 37 e 42 magari uno distingue sul genere, invece 41 per tutti, donne con piedi un po' più grandi, uomini con piedi un po' più piccoli, o 41 niente. Ecco, se voi le vostre policies coprono soltanto un certo tipo di figura e quindi nella curva gaussiana delle vostre persone coprono il vertice, voi vi perdete un sacco di gente, spesso di qualità, la quale esce dal vostro ufficio senza le scarpe. E quindi il tentativo, l'uguaglianza non significa rinnegare le diversità, e cioè one size fits all, dicono gli inglesi, una misura della maglietta va bene a tutti, abbiamo solo le M. Dobbiamo avere policies aziendali che accomodino tutte le persone che lavorano per noi, se noi davvero crediamo che queste persone rappresentino un valore per l'azienda. E ci sono colleghi e candidati GLBT. Come vi dicevo, appunto, avete colleghi? Nessuno. Se ve lo chiedessi, probabilmente molti di voi direbbero non lo so, non abbiamo neanche una domanda in realtà, nel senso che noi non abbiamo le policies perché nessuno ce le chiede. E allora il tema è però che c'è un bisogno sotto. Io vi faccio un esempio. Io ero molto irritato. Come ho detto, sono diventato dirigente molto presto e quindi avevo tutti i benefit classici di un dirigente. Il fatto che il mio compagno andasse dal dentista e pagassi io, mentre le mogli dei miei colleghi andavano dal dentista e pagava la banca, significava semplicemente che io guadagnavo meno dei miei colleghi. E non ero per niente contento di questo. Semplicemente perché pensavo che il mio lavoro avesse lo stesso valore di quello degli altri e che la mia famiglia decidesse io come doveva essere fatta. Per cui se la polizza sanitaria aziendale doveva coprire la mia famiglia era quella. Oppure, macchina aziendale. Le macchine aziendali vengono date, come sapete, in uso promiscuo, quindi vuol dire che il dipendente paga in cedolino una parte, diciamo, l'uso privato della macchina. E la famiglia usa quella macchina. La mia può usare quella macchina? Perché dice, sì, ma sì, che problema c'è? No, c'è problemi assicurativi. Se il mio compagno viene fermato dalla polizia, dice, scusi, lei chi è? Se è la moglie del dottor Scalfarotto, nessun problema. Il compagno del dottor Scalfarotto, uno dice, compagno, sulla lista non ce l'abbiamo, compagno di che? Compagno di merende, no? Compagno di partito, non sappiamo. Compagno comunque non funziona. E allora esistono cose che proprio dal punto di vista HR si possono fare e che hanno a che fare, non so, il contratto collettivo dei bancari, ma credo quasi tutti i contratti collettivi italiani, prevedono che in occasione del matrimonio ci siano 15 giorni di ferie, di permesso retribuito. E se io mi sono sposato in Spagna col mio compagno e vengo a bussare alla vostra porta e dico, qui c'è scritto in occasione del matrimonio, qua c'è scritto matrimonio, in spagnolo si dice pure uguale, che facciamo? Ora, noi possiamo decidere ovviamente di dare un'interpretazione restrittiva del contratto nazionale di lavoro, perché è ovvio che va interpretato quel contratto dal punto di vista ermeneutico alla luce dei principi dell'ordinamento italiano. Anche se ci sono discussioni anche molto recenti su questo tema, c'è una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che ha garantito il permesso di soggiorno a un cittadino extracomunitario sposato con un italiano in Spagna, dicendo che la nozione di matrimonio va interpretata alla luce della nozione del luogo in cui il matrimonio è stato contratto e non dell'ordinamento italiano. Quindi le cose stanno cambiando anche in questo. Però quello che noi chiediamo alle nostre aziende è: volete
interpretarlo in senso estensivo. Voi sapete benissimo che noi possiamo, i contratti collettivi nazionali di lavoro, quelli integrativi e la legge stabiliscono dei minimi inderogabili, ma noi possiamo sempre, anche con costi minimi o zero costi, dare dei trattamenti di miglior favore. Vogliamo farlo oppure no? E poi vogliamo comunicarlo oppure no? Perché evidentemente la comunicazione, appunto dire le parole, significa fare una differenza. Introdurre questo argomento in azienda significa cominciare a parlarne, significa tirar fuori la testa da sotto la sabbia, riconoscere che una parte del vostro personale vive queste situazioni legate alla propria vita personale. Attenzione, una delle cose che spessissimo mi viene detta è: ma che cosa c'entra tutto questo col lavoro? La tua sessualità, che mi interessa? Io mica ti vengo a dire di essere eterosessuale, perché tu mi devi dire di essere omosessuale? Ora, voi eterosessuali, o quelli di voi che sono eterosessuali in questa stanza, dite continuamente di essere eterosessuali. Noi lo diciamo, al proprio orientamento sessuale si fa riferimento moltissimo, perché l'orientamento sessuale ha pochissimo a che fare col sesso e quindi con ciò che succede nel chiuso delle proprie stanze da letto. Il proprio orientamento sessuale ha a che fare con la propria socialità, con la propria affettività, con che cosa avete fatto nel fine settimana. Le persone GLBT, che è un acronimo per gay, lesbiche, bisessuali e trans, devono nascondere, per poter nascondere quella parte della loro vita, devono mentire continuamente. E io una volta ho fatto una sfida col direttore del negozio IKEA di Porta di Roma e gli ho detto, lui mi ha detto, ah, mi hai aperto gli occhi, non ci avevo mai pensato. Ho detto, facciamo una sfida, per 2 giorni non devi dire nulla che ricordi che dica che tu sei eterosessuale. Lui mi ha telefonato dopo 2 ore e mi ha detto, non ce la faccio. Non si può fare, cioè non parlare dei tuoi figli, non parlare di tua suocera, non parlare di tua moglie, non dire niente. E guardate che questa è una cosa importante, perché i nostri luoghi di lavoro sono luoghi di lavoro basati sulla fiducia. E che fiducia si può avere nei confronti di uno che non dice mai niente di sé? Che non vi invita a cena, non viene a cena a casa vostra, non viene all'aperitivo, non sapete niente, non vi ha mai raccontato, esce con persone, esce con amici, la persona con cui sto, cosa hai fatto questo fine settimana, niente di speciale, tu. E allora voi dovete promuovere 2 persone ugualmente brave, ugualmente diligenti, ugualmente capaci, però di una sapete tutti per tutto, perché va invitato al battesimo dei bambini, perché quando c'è stato il problema del pediatra vi ha chiesto le referenze del vostro pediatra e poi avete saputo che si stava per separare con la moglie, invece ha gestito la situazione di stress benissimo senza farla pesare sul lavoro. E un altro bravissimo di cui non sapete niente. È umano promuovere la persona di cui vi fidate. E allora, e guardate che per essere invisibili devi nascondere, ripeto, tantissime cose. Io quando ero in the closet, quando ero in, non ero out, pensavo, oddio, chi risponde al telefono in casa? Se mi telefonano dall'ufficio e risponde il mio compagno con la voce di uno di casa, perché si sente quando uno risponde, dice, pronta? Sì? No? Oppure passano a lasciarmi un plico e trovano 2 cognomi sul citofono. O vado a una festa e incontro il cugino del capo. O qualcuno mi ha detto di recente, se io non dovessi far sapere chi sono in azienda, non potrei avere una pagina di Facebook, perché in questo nostro secolo ovviamente tutti sanno tutto di tutti e quindi tutto questo non sarebbe possibile. Questa forma di compressione crea problemi legati appunto alla costruzione di rapporti, alla fiducia reciproca e un fortissimo livello di stress che può essere risolto. Ora, ripeto, tutto questo, ed era quello che cercavo, tra l'altro ringrazio IKEA per l'uso di una cartolina vintage, però io ne sono innamorato e la faccio sempre vedere. IKEA dice, per essere uno di noi devi essere te stesso, poi adesso Cinzia ci dirà anche quali sono le ultime novità nel mondo IKEA, però questa cartolina l'ho scoperta una volta lavorando appunto con Cinzia Gibin e me ne sono innamorato. In realtà, riuscire a essere se stessi, come è successo a me nel momento in cui sono andato a Londra, ha fatto una differenza, veramente una differenza enorme, e credo che sia servito anche alla mia azienda. Ovviamente ha funzionato per la mia motivazione, ma in genere l'idea di avere intorno al tavolo persone che hanno prospettive diverse e che si sentono in condizione di esprimerle, attenzione, perché noi possiamo assumere un sacco di gente con background differenti
che però è invitata ad omologarsi. Allora noi che cosa ci perdiamo? Ci perdiamo la capacità, per esempio, di anticipare i cambiamenti o di capire che certi segmenti del nostro mercato sono differenti da come ce li aspettiamo. Avere quelle persone può aiutarci a moltiplicare la capacità di arrivare a segmenti di mercato che non ci immaginiamo. Fare cose per i nostri dipendenti che hanno un taglio un po' diverso o una prospettiva differente aiuta anche a parlare ai clienti che sono fuori. IKEA, per esempio, loro sono molto forti anche sul tema delle pubblicità o quello che prima Fabrizio ci diceva a proposito di Renault. È chiaro che se io faccio una campagna di comunicazione interna, alla fine si riflette anche sull'esterno, così come se faccio una campagna di comunicazione esterna che include per esempio un target di mercato legato alle persone GLBT, anche i miei dipendenti GLBT si riconosceranno in questa campagna. Sostanzialmente questa è l'immagine, cioè l'idea di poter utilizzare la propria capacità di coinvolgere al massimo le persone che lavorano per noi e quindi di metterle in condizione di dare il meglio di sé, da un lato, la capacità di essere il più possibile attrattivi nei confronti dei candidati, perché anche questo è un tema, e cioè scegliere se lavorare in un'azienda inclusiva o in un'azienda che non lo è, non riguarda soltanto coloro che vengono inclusi, ma riguarda tutti. Se vi offrissero un posto di lavoro ad Amsterdam, scegliere Amsterdam o Teheran, probabilmente tutti noi andremo ad Amsterdam anche senza essere donne o senza essere coloro che direttamente vengono discriminati o ristretti a Teheran. Perché a Teheran io penso, per istinto, che sia meno facile poter dare qualcosa di me e che sia probabilmente più facile ad Amsterdam o San Francisco, che so io, a Helsinki. C'è un bellissimo libro di uno studioso americano che si chiama Richard Florida, che insegna alla Carnegie Mellon University of Pittsburgh, che si chiama L'ascesa della nuova classe creativa, in Italia è uscito per Mondadori, che utilizzava appunto le tre T, talento, tecnologia, tolleranza, anche questa volta gliela lasciamo passare, e lui diceva, per esempio, aveva proprio individuato in quel libro una cosa che chiamava il Gay Index. Diceva che le città americane che sono più aperte per la comunità gay sono le città americane più desiderabili per andare a lavorare anche per i non gay. Perché il fatto di andare in un posto dove le persone sono messe in condizione di star bene e quella comunità che in particolare in genere ha problemi, se è assicurato il benessere a quella comunità, tanto più è assicurato a tutti gli altri. Quindi c'è un effetto ulteriore che è quello che lavorando su un gruppo che possiamo ritenere anche piccolo, in realtà il messaggio che diamo è un messaggio universale che va anche alle persone che non sono direttamente interessate da quel tipo di cosa. E tutto questo comporta un vantaggio competitivo. Vado a chiudere. Attenzione, parliamo di una quando parliamo della comunità GLBT, parliamo di una comunità che sembra piccola, ma che tanto piccola non è. Questo numero è il numero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene il numero minimo, quindi non il numero giusto, ma il numero minimo, cioè non c'è angolo al mondo dove le persone GLBT siano meno di questo numero. In Italia abbiamo 23 milioni di lavoratori, il che fa 1.250.000 persone. Attenzione! È più facile trovare una persona GLBT a San Francisco che nel Kentucky o nello Utah. Quindi che cosa vuol dire? Che le grandi realtà metropolitane sono realtà dove probabilmente quel numero è molto più alto. Milano è una di queste. Stime attendibili dicono che a Milano ci sono 100.000 persone GLBT. Quindi anche nei vostri uffici, diciamo così. Anche se magari non ve ne accorgete. E attenzione ancora, perché a questo numero va aggiunto il numero delle persone che amano quelle persone. Mia sorella, che ha due bambini, una famiglia da Molino Bianco, non rientra in quel 5%, ma si arrabbia parecchio a sentire battute omofobiche. Anzi, si arrabbia più di me che ci ho fatto il callo. E poi la differenza tra stare in campo e stare in panchina, finché puoi battagliare da te un po' te la cavi, se sei in panchina e vedi che la squadra perde, stai anche molto peggio. Per cui attenzione anche ai messaggi culturali che date rispetto a questo tema, alle mamme, ai fratelli, alle sorelle. Cioè è un tema che ci pare di nicchia, ma noi in realtà stiamo trascurando un tema che è abbastanza di massa
e sul quale noi non facciamo nulla. E attenzione, che è rilevante in quanto la vita delle persone è rilevante in azienda. Se noi abbiamo delle polizze sanitarie, vuol dire che noi ci occupiamo anche delle malattie dei nostri colleghi. E quindi non occuparci, o delle maternità, prima parlavo di lesbiche, ma per voi il figlio della compagna, il figlio biologico della compagna di una vostra collega, è il figlio di una collega oppure no? Uno dice, ma non è il figlio biologico. E io dico, ma perché? Voi ai bambini, figli di matrimonio eterosessuali, fate l'esame del DNA, anche lì ci sono i figli dell'idraulico, ma nessuno glielo chiede, no? Allora, nessuno va a fare questo tipo di esame. Se io dico è il figlio, è mio figlio, è mio figlio. E lo stress, noi abbiamo avuto un caso pratico di una persona, una donna, che, diciamo, dipendente di una nostra azienda, aveva avuto, la cui compagna ha avuto un bambino, questa era una donna che aveva avuto un bambino in arrivo in casa, con tutto lo stress che è derivato poi dalla nascita del bambino, le malattie del bambino, tutto senza dire una parola a nessuno. E attenzione, quando un collega normalmente ha un problema o vive una situazione particolare, scatta anche una rete di solidarietà all'interno dell'ufficio. Se sapete che qualcuno in ufficio, nel vostro dipartimento, nel vostro settore, ha un problema, i colleghi naturalmente, se la persona scappa alle 5 perché deve accompagnare la moglie a fare la dialisi, gli altri si occuperanno della pratica pendente. Se a te improvvisamente comincia a cadere la penna alle 5 e non dici niente a nessuno, non solo non scatta una rete di solidarietà, ma la gente si irrita. Cioè, è già adesso alle 5 e io dovrei coprire perché se ne va. Se non so perché, se manca la comunicazione si creano questi problemi. Ho finito, credo. Attenzione anche al fatto che le nuove generazioni hanno anche un altro approccio rispetto a questo. In Bocconi esiste un gruppo di studenti gay e lesbiche, si chiama BEST, la Bicocca ce l'ha, la Statale ce l'ha, sono candidati alle posizioni di lavoro più qualificate delle vostre aziende, sono out, in famiglia, all'università, non torneranno in the closet quando verranno a lavorare da voi. Quindi oggi noi andiamo alle università inglesi, andiamo a parlare ai gruppi gay e lesbiche delle migliori università inglesi e ci chiedono cosa fate per noi. E se non abbiamo la risposta pronta, vanno a lavorare per il nostro concorrente. Sono risorse qualificate, hanno esigenze nuove, ma reali. Che cosa vogliamo farne? Taglio per evitare la lunghezza. Ecco, dico soltanto che appunto il nostro approccio, lo ripeto dall'inizio, quello che noi possiamo fare per voi, quello che Parks fa per le aziende socie, è proprio sedersi a tavolino con un approccio di tipo consulenziale e dire appunto come funziona la vostra polizza sanitaria, cosa fate con le macchine aziendali, qual è la vostra comunicazione interna. Ecco, dico una piccola cosa per concludere che riguarda sempre IKEA, una delle ultime conversazioni che abbiamo fatto, penso di non svelare un segreto, ma loro hanno fatto questo bellissimo spot recente nel quale a un certo punto due ragazzi uniscono i letti e si buttano su questo letto. E loro sono stati così carini da coinvolgerci in questo lavoro, il loro capo delle relazioni esterne che si chiama Valerio Di Bussolo, e ci siamo sentiti, mi ha detto guarda, l'agenzia mi ha dato uno script che non mi convince tanto, perché nel momento in cui questi due ragazzi univano i letti, si buttavano sul letto, la voce fuori campo diceva basta seguire il proprio istinto. E io ho detto, ma anche a me non mi convince tanto. E così, lavorando proprio sul loro wording, che era per essere uno di noi devi essere te stesso, abbiamo proposto, perché non diciamo basta essere se stessi, quindi togliamo i riferimenti all'istinto. E questo poi è stato lo script definitivo. Per cui Park si affianca a voi anche per darvi magari dei consigli di buonsenso, conoscendo questo mondo dall'interno, un mondo che spesso è sconosciuto, ma che, ripeto, è assolutamente presente sotto i nostri nasi. Grazie. Thank you.